osservato anche che ogni fatica ed ogni successo ottenuto non sono che invidia dell'uno verso l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le sue braccia e divora la sua carne, ma meglio una manciata guadagnata con calma che due manciate con tormento ed una corsa dietro al vento. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole, il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello. Eppure non smette mai di faticare, né il suo occhio è mai sazio di ricchezza. Per chi mi affatico e mi privo dei beni? Anche questo è vanità, è un'occupazione gravosa. Ma meglio siano in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro fatica. Infatti, se cadono, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi. Ma uno solo, come fa a riscaldarsi? Se uno è aggredito, in due possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto.